Ciao ragazzi, oggi abbiamo deciso di lasciare le acque dolci per dedicarci allo spinning offshore sulle mangianze, alla ricerca di tombarelli, boniti e soprattutto dei tonni rossi. Questa è l'attrezzatura che utilizzerò per pescare i tombarelli. Il mitico Musulus Ear. Dopodiché intenzione di provare anche questa esca appena comprata. Per i tonni invece, mulinello chiaramente uno Stella 18.000, artificiale Shout Engra, montato con due ami Kudato, crimpatura, finale 80 libbre. La canna invece è una canna molto particolare, giapponese, questa è la marca, Medusa Custom Works, specifica per la pesca al tonno. Ce l'ho! Oh wow. L'ho perso o sta venendo davanti? Oh no, aspetta, aspetta. Comunque Pino, guarda anche le mezze con le barche da contatto. Oh! Non si può fare. Il tombarello non è qua. Può fare il tombarello un po' più piccolo qua, come no. Saltano ancora lì, eh? Eh? Saltano ancora lì. Qualcuno che gira. È arrabbiato questo qua. No, la misura è perfetta. È 40. Questi qua sono quelli che avevo comprato e volevo provare dentro. Va che mira, boom. Boh. Ho chiuso per sbaglio il video. Faccio le cose. Questi vanno dentro, non si fermano. Sono dei cornuti, non prendo le acciughe. La cava. Allora. Meglio male. Prendimi, ce l'hai lì. No, ma va, sto facendo i test io. Adesso passiamo dentro. Pieno. Mica, questo è gigante. Vamos, ma va a morire. Fuma. Ma
Dai. Se parto il tonno. Ah, ma no, non è Ferrara, una cosa. È mio, questo qua sai chi è, l'amico di Paolo Monti. Ah, sì? Va bene dove sono la palla. E infatti vedo che corre questo qua come un matto. Oh! Perché va così forte? Ovunque. Trai. Marco, inforcalo. C'è troppa gente. Le immaginate lì sono proprio. Lì pescono qua. Questo non sono troppo. Qua potrebbe anche sganciarsi da solo. Perché ci sono così difficili qua che è troppo. Vada in fondo, lo vedi? Questa è la funzione troppo forte. Tirano. Madonna, però fuori, sotto i tuoi piedi. Qui siamo. Vieni qua, vieni qua, portalo qua. Oh! Per un tombarello, su! Andiamo qua. Ho fatto sta partenza qua, un po' arrogante. L'hai preso? C'è rimasto. Ma dove l'ho preso? Ah no, si è attorcigliato. Oh, è liberato. Grosso sì. Eccolo qua il tuo tomba. L'ho preso anch'io. Hai visto che sberla sotto? Hai visto? No. No, non ho neanche tempo di lanciare. Sta fermo, non ti solo come esco, non ti voglio uccidere. Ma sei sicuro che con tombarello? È andato. Non c'è. Non c'è. Sì, ho preso la barca. Ma
Ah, guarda che c'è ancora. C'è un cazzo. Ah, ah, c'è anche sotto la barca. Vada là. Com'è sta qua? È dura. È dura. Adatto, davvero? Sì. Eccolo. Questo non è un pesciolino, eh. Pesante, eh. Ma in retromarcia. Porca puttana. Dove era? Ah, ce l'hai dato, guarda. Ce l'hai dato. Dov'è che hai il filo? Vai un po' avanti, se non gli apporto la bocca. Andiamo un po'. Magari c'ha qualche rampura. Poi proviamo dove prendere la boia e le prendo sul terreno. Un po' di più, sì. Quella è una connella, è una connella. Questo qui è leggendario, non posso perderlo. Io non lo preparo neanche io. Guarda quel pompa. Oh! L'hai preso? Sì! Caduta? Sì! Meglio.
mi sembra chiaro quale sia stato il mattatore della giornata. Artificiale appena comprato, già distrutto. È stato molto apprezzato oggi. La pescata volge al termine. Abbiamo preso parecchi tombarelli. Purtroppo i toni non si sono visti, forse anche un po' presenza di troppe barche non ha aiutato. Non demordiamo e ci riproveremo la prossima volta.